Il Signore vi dia pace. Con le parole stesse di Francesco, che ci lascia nel suo testamento, saluto tutti coloro che stanno pregando con noi. In modo particolare un saluto affettuoso a tutti i giovani che sono collegati attraverso la piattaforma di Zoom e coloro che ci seguono sulla pagina Facebook e di Teleradio Padre Pio. Stiamo ricordando in questo anno l'ottavo centenario del capitolo delle Stuoie, avvenuto nei pressi della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, nella Pentecoste del 1221, in cui Francesco era solito porgere una parola di riflessione e di esortazione ai suoi frati. Questa sera vorrei con voi riflettere in modo molto semplice sull'ammonizione 22esima, chiamata della correzione fraterna. C'è un detto molto sapiente che dice che l'orgoglio muore un quarto d'ora dopo di noi. E quanto orgoglio c'è dentro di noi? Ora, Francesco era un uomo che conosceva bene l'uomo. E per Francesco la correzione, e Francesco ha sulla correzione fraterna delle idee molto chiare e precise. Francesco ama la correzione fraterna, prima di tutto su se stesso. E poi vuole anche per gli altri, vuole che sia fatta anche per gli altri. Attraverso questa ammonizione, Francesco vuole in qualche modo aiutarci a vincere il nostro orgoglio per arrivare sempre più alla vera povertà di spirito. E come lo fa? Lo fa invitandoci a rinnegare il proprio io orgoglioso, no? Che ci porta spesso a ripiegarsi su di noi per aprirsi invece alla beatitudine, anzi non a una sola beatitudine, ma a una triplice beatitudine evangelica, perché per tre volte Francesco dice nell'ammonizione beato, cioè felice quel servo, no? Quindi felice ciascuno di noi se saremo disposti a fare alcune determinate cose. Che cosa? Innanzitutto, dice Francesco, è beato quel servo che è disposto a sopportare pazientemente la correzione. Poi dice, è beato quel servo che rimproverato accetta di buon animo, umilmente confessa e ripara. E poi dice Francesco, per la terza volta, è beato quel servo che non è veloce a scusarsi. Ma che vuole dirci Francesco? In qualche modo è come se Francesco ci dicesse che siamo beati, cioè saremo felici se sapremo rinunciare in qualche modo all'aspettativa di avere sempre ragione noi, che saremo beati, cioè felici, se sapremo abbattere le resistenze interiori che possono nascere dentro di noi e accogliere invece la correzione del fratello come un autentico dono di Dio. E saremo beati, cioè felici, se sapremo attendere. Attendere per comprendere quale messaggio il fratello mi vuole inviare attraverso quella correzione. Ora, spesso l'orgoglio che cosa fa? Ci impedisce di cogliere questo messaggio che invece l'altro mi vuole donare. Ora, come sapete, per Francesco centrale nella sua vita è stato il mistero della croce, tanto poi da portarlo alla Verna nel settembre del 1224 a ricevere le stimmate, a conformarsi anche nel corpo a Gesù crocifisso. E tutto il mistero della croce, diciamo, si può in qualche modo trovare nascosto anche all'interno di questa ammonizione. Perché colpisce una cosa. In modo particolare mi ha colpito. Prima di tutto è che Francesco chieda di sopportare la correzione anche quando non c'è colpa. Cioè, quando noi non abbiamo colpa, siamo accusati anche ingiustamente, Francesco dice sopporta quella correzione. E anche in questo Francesco ci mostra come da perfetto discepolo di Cristo lui segue le orme del Maestro. Anche Gesù è stato falsamente accusato. Dinanzi allo schiaffo della guardia del sommo sacerdote non gli dà risposta e Gesù non risponde non per l'orgoglio ferito, assolutamente, ma per il desiderio di verità. Perché mi percuoti? Se ho parlato male, dimmi dov'è l'errore.
poi c'è un altro aspetto che colpisce di questa ammonizione, che dice Francesco che è beato quel servo che, nonostante l'intenzione del fratello, che gli fa la correzione fraterna. Cioè, Francesco non specifica se l'intenzione del fratello è sincera o maliziosa. Questo non lo dice. Dice semplicemente che noi saremo beati se sapremo sopportare pazientemente, se rimproverato accetteremo, eccetera, eccetera. Cioè, è come se Francesco ci dicesse: guarda, che siano fratelli o nemici, che siano sinceri o ipocriti, noi abbiamo bisogno di tutti, perché tutti servano, ci servono e fanno un prezioso servizio perché ci aiutano a far morire sempre in più in noi l'orgoglio e l'egoismo. Che fa l'orgoglio e l'egoismo? Ci impedisce al progetto di Dio, all'opera di Dio dentro di noi di crescere. Allora è come se Francesco ci dicesse: non vi preoccupate. No, ma fate sì che la vostra unica preoccupazione sia che l'opera di Dio cresca dentro di voi. Allora, se anche siamo calunniati ingiustamente, se il nostro fratello invece ci corregge per puro desiderio o per malizia, non importa. È beato tutto ciò che permette all'opera di Dio di crescere dentro di noi. Allora chiediamo al Signore che ci aiuti a realizzare, anche per intercessione di Francesco e di Maria, in questo mese a lei dedicato in modo particolare, questa beatitudine. Buona preghiera a tutti voi.